Ben ritrovati a tutti. Questa volta non parto con la solita frase benvenuti a questo nuovo tutorial, perché in realtà, eccezionalmente, questo video non sarà un tutorial. Come vedete, una novità assoluta che molto probabilmente sarà soltanto un'eccezione è la mia presenza qui in basso a destra, dove per una volta, visto che mi rivolgo direttamente a voi come iscritti al mio canale, per un ringraziamento, ho deciso che sembrava più corretto guardarci in faccia, insomma, almeno per una volta. Quindi questo video, come detto, non spiego nulla, non insegno nulla, non dimostro nulla di particolare, ma appunto voglio approfittare di questa occasione a, diciamo, 17 aprile, 10 giorni, meno di 10 giorni, 10 giorni dal rilascio della nuova versione di Ubuntu, per anche salutare l'interfaccia grafica GNOME 2, questa, la classicissima interfaccia GNOME 2 che mi ha accompagnato per 2 anni ormai con il Ubuntu 10.04. Vediamolo un po'. Vediamo che si avvia, spero. Ci mette sempre un po' ad uscire. Comunque, eccolo qua. Vedete, la versione di Ubuntu 10.04 è quella in uso, rilasciata nell'aprile 2010. E a dire il vero, sarebbe supportata per 3 anni, perché la 10.04 è la versione di Ubuntu a lungo termine di supporto, l'ultima, prima di quella che uscirà fra 10 giorni, per la quale Canonical ha previsto 3 anni di supporto. Quindi ci sono, come sapete, 2 anni di intervallo fra una versione a lungo supporto e l'altra, ma in realtà finora ogni versione a lungo supporto aveva 3 anni di supporto. Quindi nessuno obbligherebbe a cambiare di versione dalla 10.04 ancora per un anno, però ormai sapete, ci sono così tante novità che ci aspettano con la versione 12.04 fra 10 giorni che anch'io non resisto e quindi installerò la nuova versione con la nuova Unity, con tutto quanto abbiamo già avuto anche occasione di vedere un po' nei vari tutorial che hanno preceduto questo video. Allora, dicevo, scopo di questo video è duplice. Uno è ringraziare voi iscritti, che siete ormai più di 80 e per un piccolo canale come il mio è decisamente un successo. Sono veramente soddisfatto che siate iscritti per me, a mio modo di vedere, così in tanti e tutti anche così gentili e disponibili. Inoltre, abbiamo passato ampiamente le 25.000 visite, visioni di video, quindi anche qui per me era una cosa, quando ho iniziato il canale, non mi aspettavo sicuramente di arrivare in così poco tempo così tante visite. Ripeto, per un canale piccolo, piccolo perché è settoriale, diciamo, il mio canale è Ubuntu centrico, parla di Linux, quindi parla anche di Ubuntu, di conseguenza, essendo Ubuntu basato su Linux, come sappiamo ormai, è un canale che io considero, definisco per principianti, nel senso che quelle cose che le spiego, che spiego, scusate, sono spiegate il più possibile in dettaglio e non sono ovviamente spiegazioni per chi è già un guru di Linux, cioè per chi conosce già certe cose. Io tendo naturalmente a fare dei passaggi impolenti, a spiegare, a rispiegare le cose, e per alcuni possono essere anche un po' prolissi come video. Però è chiaro che il pubblico è vario e non tutti sono già esperti, anche perché probabilmente ci si può chiedere un esperto perché dovrebbe andare a cercare delle informazioni se l'esperto lo è già. Ecco, quindi io il taglio del mio canale è più per
principianti o per chi è appena iniziato o per chi comunque, pur avendo delle conoscenze, magari non è così addentro in certi argomenti che io invece ho avuto occasione di affrontare e approfondire, quindi metto volentieri a disposizione le mie conoscenze. Quindi ancora una volta vi ringrazio sia per la vostra gentilezza anche nei commenti, correttezza e gentilezza sempre, e appunto anche per essere, ripeto, per me già così numerosi in poco tempo. Il secondo scopo di questo video è quello appunto di dare un saluto ufficiale a GNOME 2, quindi vedete GNOME 2.30 e Ubuntu 10.04 che mi ha accompagnato su questo mio PC per 2 anni ormai e quindi un po' così un saluto quasi più per me, diciamo che poi quando il tempo passerà potrò poi rivedermi questo video e dire ma to guarda com'erano le interfacce a quei tempi. Ecco, quindi vediamo qui il classico menu in alto a sinistra che abbiamo visto per tanti e tanti anni. Dico tanti e tanti anni perché io ho iniziato a usare Linux assieme alla nascita di Ubuntu e questo vuol dire da ottobre 2004. Quindi a quei tempi, poco prima, avevo fatto qualche ricerca con altre distribuzioni tipo OpenSUSE e altre che non mi vengono più in mente i nomi, alcune che non ci sono neanche più. Avevo fatto qualche ricerca, poi ero capitato, tra virgolette, inciampato su questo Ubuntu, ma vediamo com'è, si cominciava a parlarne un po' così. E così ho cominciato a installarla, o meglio, a provarla in live, versione live. E mi era piaciuta subito. Mi è piaciuta subito anche l'interfaccia GNOME rispetto al KDE che ho avuto modo di provare, ma non mi ci sono mai trovato dall'inizio. Questione di gusti personali, ho già avuto modo di dirlo anche in altri video. E ecco, quindi la mia scelta già ottobre 2004 era fatta, GNOME 2 e Ubuntu, e da lì finora, fino ad oggi, non ho avuto nessunissimo motivo per cambiare le mie idee o per cambiare i miei gusti o la mia distribuzione per uso personale. E quindi è sempre rimasta nel suo evolversi dal 2004 ad oggi GNOME 2. Eccolo qua con il pannello superiore. A dir la verità, poi il GNOME 2 standard non è come mi si presenta ora, come lo vedete ora con la barra qui con le varie icone per lanciare i programmi, classica, stile un po' Mac, un po' così. Ecco, quindi nel tempo mi sono abituato ad usare in questo modo. In realtà il GNOME classico, come sapete, c'è un pannello superiore e un pannello inferiore qui in basso. Ecco, come detto, questo non è un tutorial, nel senso che non spiego nulla, ma così un po' a ruota libera volevo salutare voi che così gentilmente mi seguite, volevo salutare questa interfaccia grafica che tra l'altro ha Compiz attivo da sempre e naturalmente Compiz attivo da sempre vuol dire vediamo un po' sì, apriamo un'altra finestra, vuol dire cosa? Vuol dire per esempio questi effetti che già ci sono da anni, quindi sappiate che anche ciò che si vede poi in Unity, essendo basata anch'essa su Compiz, alcune cose le si ritrovano comunque già da anni, perché questi effetti grafici sotto Linux sono presenti già da anni, poi altri sistemi operativi sono arrivati anche loro a introdurli, ma sicuramente Linux è sempre stato un po' avanti in queste cose, in questi effetti, in queste piacevolezze ottiche. Quindi ecco questi effetti, i vari dash, i vari desktop, scusate, virtuali che ci sono sempre stati in Linux, mentre in altri sistemi operativi non ci sono ancora adesso, sono stati introdotti successivamente come grande novità, ma sappiate che i vari desktop qua ci sono già anche in GNOME 2, ci sono sempre stati. Voilà. Ecco, quindi sappiamo tutti delle varie polemiche, problemi
pro e contro le nuove interfacce tipo GNOME Shell di GNOME 3, Unity, non Unity, 2D, 3D, su e giù. GNOME 2 si tende a dire che ha fatto il suo tempo, ma in effetti, forse perché ci siamo comunque tuttora abituati ad usare un'interfaccia di questo tipo, ma possiamo vedere che ha tuttora la sua efficacia. Nulla impone di dire sì, è vecchio, bisogna cambiarlo a tutti i costi. Ecco, vedete che con i suoi bei menu, noi siamo abituati da decenni, possiamo dire, usare interfacce di questo tipo. Adesso è arrivato un momento in cui fra apparecchi touch al tocco con gli schermi tattili e questo e quello e quell'altro, ci si è decisi, almeno gruppi di lavoro come la fondazione GNOME o Canonical stessa con la sua Unity, hanno detto che okay, è giunto il momento di cambiare qualcosa nell'interfaccia. Hanno costruito dei gruppi di designer, dei gruppi di persone che studiano l'interazione fra le persone e le macchine, e sono arrivati a certe conclusioni creando Unity, creando GNOME Shell. Alcuni piace, alcuni no, alcuni sono ferocemente contro, alcuni sono a favore, a prescindere. Io ho sempre detto, anche in video precedenti, anche già dall'inizio, proprio dalla prima versione di Unity con Ubuntu 11.04, che non mi dispiaceva per nulla, già allora che era proprio diciamo pure un prototipo, ecco, non era proprio pronta pronta. Adesso poi con Ubuntu 12.04 sicuramente si è consolidata ed è migliorata tantissimo. E quindi anche per me personalmente, quindi questa è semplicemente la mia opinione, non voglio dire che sia quella necessariamente corretta o da adottare per tutti, comunque mia opinione è che effettivamente prima o poi bisognava cambiare qualcosa, la tecnologia avanza, l'interazione con le macchine diventa sempre più diretta e intuitiva, era ora di cambiare appunto qualcosa. E Unity, secondo me, è un buon mezzo per questo periodo per cambiare qualcosa nella giusta direzione. Ecco, quindi voglio chiudere facendo scorrere ancora i menu di GNOME 2, perché personalmente non credo che nei prossimi 10 giorni farà ancora dei video con Ubuntu 10.04, ma ci rivedremo molto molto probabilmente con un nuovo video e avendo io già installato Ubuntu 12.04. Quindi questo è un saluto temporaneo anche a voi tutti che mi seguite da GNOME 2 e da Ubuntu 10.04, e un arrivederci a Unity e Ubuntu 12.04. Ecco, ringraziandovi ancora per l'attenzione e per l'interesse al mio canale, vi saluto e spero di ritrovarvi il più presto possibile con la nuova Ubuntu installata veramente, non più solo in Virtual Machine. Ciao ciao!